non è stato ancora definito questo in un protocollo che sarà necessario, protocollo firmato dal Dipartimento, dal direttore del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero, da me come prefetto d'Imperia e dalle autorità locali, cioè Regione, Provincia e Comune di Ventimiglia. Questo protocollo poi darà il via a una gara di evidenza pubblica per l'apertura nella zona, quindi nella provincia di Imperia, in particolare nella zona di confine, di un centro di identificazione e transito, cioè che consente di identificare i migranti che non sono residenti nella zona e che si trovano lì di passaggio, e ne valuti la posizione giuridica, regolare o irregolare, li possa indirizzare magari nei centri di accoglienza o della provincia o di altre province. Questo è lo scopo di un protocollo che però dobbiamo definire, sul quale oggi sono stati dei concreti passi avanti, che andrà definito, anche perché oggi era assente per ovvi motivi la regione, quindi comunque non l'avremmo potuto definire, quindi adesso diciamo faremo alcuni correttivi alla bozza su cui abbiamo lavorato oggi di protocollo, per poi firmarlo, e da lì si partirà con una gara che possa individuare un gestore che è in condizioni disponibile di aprire un centro piccolo, non parliamo di centro enorme, dove ci possa essere appunto questo movimento di migranti che sono in transito e una volta identificati vengono indirizzati in base alle loro posizioni giuridiche. Cosa dicono i numeri? Si può parlare di emergenza a Ventimiglia oppure no? No, questo non si può parlare, come non c'è stato in tutta l'estate. Poi se qualcuno lo vuol dire perché ha motivo di gridare al lupo lo faccia, ma io penso che chiunque, sia i cittadini che voi operatori dell'informazione, come io e le forze di polizia sul territorio che mi hanno rappresentato report quasi quotidiani, la situazione a Ventimiglia nell'estate è stata costante, lo stesso sindaco Scullino l'ha affermato. La chiusura di Campo Roia, che di fatto c'è da marzo, quando è stato in quarantena e poi sono stati diciamo impediti ingressi ulteriori nei mesi di maggio, giugno fino a luglio, quando poi il numero si è quasi ridotto e la Croce Rossa con quei pochi migranti ha chiuso la sua parte, quindi ha chiuso il campo sul quale si era diciamo insediata dal 2016. Nonostante questa chiusura di fatto, quindi diciamo, l'impossibilità di avere un luogo dove indirizzare i migranti, la presenza dei migranti nella città di Ventimiglia, nella zona, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è rimasta costante. Parliamo di numeri di qualche decina, ripeto, poi se qualcuno vuole gridare allarmi che non ci sono, parliamo di qualche decina, ma chiunque gira per Ventimiglia vede il gruppetto di 5 qua, di 10 là, di 12 lì, parliamo di alcune decine, non di più. Un numero costante anche gli arrivi, a volte anche di un centinaio di persone in via ferrovia, un numero analogo, più di un centinaio, nel senso che si oscilla tra i 70, anche i 120 qualche volta, analogo numero di respingimenti alla frontiera, numeri che sono inferiori a quelli del 2019-2018, quindi una situazione migliore degli ultimi due anni, ripeto, non paragonabile al 2016 sicuramente, e il 2017, però anche degli ultimi due anni i numeri degli arrivi e dei respingimenti dalla Francia sono calati. Le presenze in città, chiunque le può vedere, sono quelle che sono, quindi la situazione per quanto riguarda l'ordine pubblico e la parte igienico-sanitaria della città di confine è totalmente tranquilla. C'è questa presenza che è fisiologica in una città di confine, a parte che troviamo presenze maggiori in molte altre città d'Italia, ma in una realtà di confini fisiologica questa presenza. Si vuole però ulteriormente fornire un servizio da un lato di assistenza e dall'altro anche di informazione giuridica per i migranti che si presentano alla zona di confine per transitare in Francia o per altri motivi, e evitare che girino per la città, abbiano un ricovero, abbiano un pasto, eccetera. Questo è lo scopo di comunque un centro, ripeto, di transito e identificazione che possa governare quel poco, anche se basso, numero di presenze di migranti che poi, diciamolo, per il 70%, questo sempre dei numeri dei servizi delle forze di ultimi 4 mesi, i migranti presenti per il 70% sono regolari. Quindi il 70% delle presenze in zona sono migranti che hanno o un soggiorno per vari motivi oppure sono inseriti in un centro di accoglienza di altre province, di altre realtà geografiche, che avvengono, quindi non è una presenza di irregolari che può essere presa e espulsa o allontanata come le numerose espulsioni che sono state fatte ovviamente testimoniano. Quindi questo per quanto riguarda i numeri. Poi ripeto,
la situazione in questo periodo estivo è stata costante. Ora vedremo in seguito, intanto ne andiamo avanti con la definizione del protocollo e quindi a seguire, in base a quello che definiamo il protocollo, a una gara che possa creare, determinare la possibilità che ci sia qualcuno che gestisca un centro piccolo che assolva quelle funzioni che ho detto.